SoundKit, tutto ciò che avreste voluto sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere, su radiofonica.com. Trovarci su radiofonica.com, il media universitario dell'Umbria, gli Zois. Qui accanto a me Valentina Gerometta, la voce di questa fantastica band. Cena per il mio cuore che sa. Innanzitutto ciao e benvenuta. Grazie, ciao a voi. Ci vuoi raccontare come nasce l'idea di questo progetto musicale particolarmente improntato verso la contaminazione e la sperimentazione? Ma questo progetto nasce dalla nostra storia, nel senso che noi siamo musicisti che hanno suonato per tanti anni in diverse formazioni, tutte con generi diversi, esperienze molto variegate, e volevamo fare una cosa che portasse dentro questo marchio un po' il carattere della nostra storia, e abbiamo iniziato a immaginare un sound che avesse tutte queste caratteristiche. E io avevo alcuni pezzi da parte, abbiamo provato a lavorarci insieme, prima io e Stefano e poi successivamente, che è il bassista e anche diciamo il responsabile maggiore degli arrangiamenti, e poi insieme a Ivano, che è il nostro batterista, e Alessandro, il chitarrista, abbiamo visto che la cosa ci convinceva ed è nato il Sound Zois, che è nato con il primo disco, quindi si può dire che è stato diciamo un incontro attorno a questo lavoro. Ed è sicuramente una contaminazione di generi che traspare. Come riescono a convivere però all'interno di questo contesto molto omogeneo in realtà, perché poi il suono è veramente una cosa unica e che si integra in queste diverse anime, come riescono a convivere queste anime differenti? Il segreto è concentrarsi su quello che uno vuole dire, non pensare che stai facendo un brano rock o stai facendo un brano funk oppure che è una canzone d'autore. Tu devi solo pensare cosa vuoi dire e dove sei in quel momento. Allora, se in quel momento tu ti stai immaginando in mezzo a un deserto, ci sarà un genere o un suono che riesce a dire meglio quella cosa, riesce a trasmettere meglio quell'immagine. Ed è per questo che alla fine il percorso è fluido, perché quello che lega è l'emozione che tu vuoi trasmettere. Se invece fai il processo inverso, che quando si suona spesso, diciamo, è un difetto da musicista, no? Pensare nei generi, ti trovi sempre sugli stessi binari. A noi invece piace muoverci, piace esplorare territori un po' diversi, diciamo. Ecco, hai citato il vostro album uscito per la record label Lala Beat. Ecco, ci vuoi raccontare un po' qualcosa, un po' nello specifico di questo album? C'è un fil rouge, un elemento che accomuna queste 10 pezzi, se non erro, queste 10 brani che lo compongono? Sì, sono 10 brani inediti più una cover importante. Il fil rouge è stato proprio il modo in cui abbiamo arrangiato tutti quanti i pezzi, cioè non abbiamo cercato di costruire delle canzoni, ma delle colonne sonore. La colonna sonora di una storia che era dentro ogni canzone, quindi è stato un modo un po' diverso di lavorare in studio, lavorando molto sull'immaginazione visiva, che può far ridere magari se uno si immagina la situazione, però in realtà è un lavoro molto, molto bello e molto approfondito, sia su, diciamo, sulla materia, quindi sulla musica, che sui soggetti, quindi sui musicisti. Ci abbiamo messo molto dentro di noi in questo disco, e forse
il fil rouge è proprio l'intensità con cui abbiamo vissuto la costruzione di ogni traccia dall'inizio alla fine. Beh, che nasconde anche una cosa che traspare molto, cioè la profonda connessione che c'è tra i vari membri degli Zois, nel senso che riuscire a unire acustica, elettronica e l'uso anche di strumenti difficilmente si combinano l'uno con l'altro, in realtà fa proprio emergere questa profonda unione, o sbaglio? Sì. Sai, quando cerchi di far, come dire, incontrare il suono di un, non so, una chitarra elettrica e di una forchetta, alle volte, che c'è nel disco, c'è anche una forchetta. E sì, è vero, c'è una profonda unione, una profonda comunicazione, del resto non potrebbe essere altrimenti, sai, noi comunichiamo con tutto un linguaggio che è nostro, cioè che si è costruito nelle ore passate a condividere musica e a lavorarci sopra, per cui ormai non parliamo più in termini musicali, cioè che ne so, a un certo punto devo dire ad Alessandro, che è il chitarrista, che cioè, deve fare una cosa su uno special, non gli dirò mai devi fare un arpeggio, gli devo dire una cosa tipo adesso, vedi, adesso finalmente arriva una cascata d'acqua e lui capisce cosa sto dicendo. E, insomma, è molto bello anche tutto il lavoro che c'è sull'elettronica, di cui si occupa Stefano, o sulla ritmica, è, come dire, è un mosaico che si compone insieme, quindi ogni piccola parte in relazione con tutto il resto, non è un qualcosa che noi mettiamo in quel punto perché c'era dello spazio vuoto, ecco. Vero, vero. E si percepisce che è sicuramente un album molto studiato, però in cui ancora una volta questa sperimentazione non è fine a se stessa, nel senso che le parti risultano veramente amalgamate molto, molto, molto bene. E tra l'altro non sembra neanche un dialogo tra musicisti, che è magari una delle particolarità in cui magari molto spesso chi fa sperimentazione rischia di incorrere, nel senso che tendono a fare dei prodotti che poi alla fine sono fini a se stessi, solo per pochi ascoltatori. Invece il vostro è un suono molto aperto che comunica tanto agli spettatori, a chi vi ascolta. Ma sai, io ho questa idea della musica, cioè sicuramente più suoni, più acquisisci delle capacità e più ti diverti a sperimentare e a spingerti oltre i tuoi limiti, però alla fine è una forma di comunicazione che deve parlare alle persone e deve parlare anche alla persona che sente la musica per la prima volta, quindi quando un linguaggio diventa incomprensibile a chi non ne conosce, diciamo, le regole, ha smesso di avere la sua funzione principale, cioè comunicare, per cui quello deve essere la prima cosa. C'è anche da dire che se parliamo di musica cosiddetta sperimentale, è stato fatto, detto e costruito e smontato talmente tanto che fare della sperimentazione per dire faccio qualcosa di nuovo è quasi impossibile al giorno d'oggi con tutto quello che è stato detto. Io trovo più interessante rimanere nella forma canzone, che è un po' un passepartout per chi ascolta, e all'interno di quella forma, concentrandosi su quello che è il messaggio che uno vuole dire, muoversi anche in territori diversi. In questo senso noi facciamo sperimentazione. Siamo quasi arrivati in chiusura di questa intervista. Ti chiederei due battute sulla cover che avete inserito all'interno di questo album, Oro. Beh, per noi è stata un'esperienza incredibile perché non è stata una semplice cover, ma è stata la porta che ci ha permesso di conoscere il grande Mango, che ha apprezzato così tanto il nostro lavoro da voler partecipare in prima persona, sia registrando la voce che si può sentire all'interno del brano, sia partecipando al videoclip. E per noi è stato un onore perché abbiamo imparato tantissime cose e perché finalmente, dopo tanti anni di sacrifici e di lotte, è stata, diciamo, la conferma che stavamo facendo qualcosa di bello, insomma, perché a lui era piaciuto ed essendo lui un grande professionista, un enorme artista, per noi è stata una cosa veramente meravigliosa. Aggiunto il fatto che lui è una persona veramente molto bella, è nata come una cover ed è finita come un'esperienza bellissima che ci porteremo sempre dentro.
vuoi ricordare ai nostri ascoltatori quali sono i vostri contatti e soprattutto a breve dove vi potranno trovare? Allora, a brevissimo, per chi si trova in Emilia Romagna, stasera suoniamo alla band di San Lazzaro, un locale molto bello, insieme a un altro gruppo che sono gli Erros. E invece domenica prossima siamo lieti di chiudere la manifestazione Incanto d'Estate che si tiene a San Venanzio in provincia di Terni. È una cosa molto bella, è in un contesto meraviglioso, quindi insomma siamo contenti. Ma chi vuole seguirci ci può seguire sulla nostra pagina Facebook, che è la cosa in continuo aggiornamento e dove noi siamo molto presenti, che è Zois Music, e naturalmente sul nostro sito zoismusic.com, sul quale si può comprare l'album, che attenzione è sì disponibile in digitale, ma esiste anche, è vero, che si può toccare, ve lo spediamo direttamente a casa. Benissimo, allora noi ringraziamo Valentina e gli Zois che sono venuti a trovarci a radiofonica.com e vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima puntata di Soundkit. Grazie mille, alla prossima. Le cattive abitudini, tu non lo vuoi fare. Ho smesso con i buoni propositi, tu non lo vuoi fare. Intorno a noi sale un gelo che ci fa tremare, ma credimi, sul ghiaccio io ci so camminare. Tu ridi, che ogni volta che ridi dai rami del mio cuore un corvo nero si scrolla dal sonno, vola via e libera il peso. Ridi, che ogni volta che ridi dai rami del mio cuore un po' di neve cade giù e libera il peso, poi tutto si ferma e aspetta un nuovo sole. Ho smesso di sperare negli altri. Tu non lo vuoi fare. E dimmi, tutta questa fatica, saliva che asciuga su frasi ormai perse, io non lo so fare. Ma in mezzo a quel freddo tu non ci vuoi restare. Scrolla dal sonno, vola via.